Salve a tutti ragazzi, saluto in curva, introduzione all'evento di oggi, allo chalet del lago, dall'Eur. Andiamo a vedere questo bestione americano che purtroppo già sappiamo che non ci faranno visionare all'interno. Con me oggi c'è un ospite d'onore, c'è il grande Lil Pepez. Salve a tutti ragazzi. Cercheremo di non farci cacciare subito, faremo anche un piccolo test drive, ma adesso speriamo che non ci sia tanta gente, ma i posti sono andati subito esauriti, quindi non so quanti ne avranno messi a disposizione. Ci sono solo 800 gradi centigradi, quindi si prospetta un bel clima rovente. Vincitore della giornata a mani basse. Credo di non aver mai visto un vetro anteriore e un tergicristallo così grossi in vita mia. Davvero non so da quanto possano rendere dal video, ma erano una cosa davvero enorme. Come del resto anche le ruote, una cosa davvero gigante. Ed ecco a voi la parte posteriore in tutta la sua triangolezza. Questa è una citazione per pochi. Davvero non so dal video quanto possa rendere, perché mi rendo conto che sì, è grande, ma dal vivo è una cosa proprio davvero imbarazzante. Per quanto è largo, cioè davvero un colosso. Questo è un piccolo scorcio degli interni che sono davanti in Alcantara, bellissimi, con uno schermo che è davvero una televisione enorme, però purtroppo non siamo voluti andare oltre questo poco materiale.
Aie. È pronto, Agna? Andrea ti dirà sicuramente che c'è, cioè, con la modalità one pedal, appena levi il piede dall'acceleratore frena da sola. Quindi l'unica cosa a cui devi fare attenzione è questa: le frecce, non hai la solita leva manuale, ma hai i comandi touch. Esattamente. Levate il coso, la cosa acustica, sennò vabbè, se no ogni due è lì. Che vabbè, è quella dei limiti, che ovviamente rispetterai, però. Certo. Ovviamente, okay. Se no non fate cazzo. Ok, no. Adesso puoi partire tranquillamente. No. Segui il percorso che ti ho messo, vai. Sciaccato subito. Sì, ancora abbastanza pronti, eh? Abbastanza. Abbastanza. Segreto la passare. Mi sembra l'istruttore che sta a fare le guide. Sì, quelli là dell'autoscuola, porco due, va troppo ridere. Siamo abituati alla mia, che lascio l'acceleratore e non frena. Certo, sono due cose totalmente differenti. Però. La performance di questa qua, quando pensi che... Quella la vorrei fare io, la cover test drive. Dico a metà giugno dovrebbe arrivare da noi. Ah, ok. Vabbè. Andiamo al freno inutile. Sì, sì, posso in città dirlo? No, città non serve proprio. Posso dirlo, è inutile. Però minchia. Cioè. Questa quanti cavalli ha? Siamo intorno ai 250, però non si sa mai la con precisione. Non mancano i incentivi. Incentivi sono gli stessi, sono totali, quindi okay. non c'è sta più quella cosa della Lombardia. Io quando l'avevo presa io ho preso 3.000, invece al nord 6.000 ci stavano. È uguali con il nuovo decreto, partire tutti da 6.000. ok, io perché quello sapevo, cioè nel senso, una volta che guarda, vanno pure ancora una cifra dietro. No, ma lascia così dopo escono tre punti. Ma posso. Swipe? Swipe, sì, ormai devi da te. Su, deve scendere. Fagli un sorriso. Allora, evento terminato. Da notare ci hanno fatto entrare per errore dentro qui al parcheggio. Non potevamo entrare, ma ce l'ha detto il ragazzo che stava a fare il test drive. Quindi, Daniele, t'ho visto bello allegrotto alla guida. Come è andata? Come è andato sto test drive? Dici. Considerazioni finali sulla macchina. Macchina, a parer mio, sicuramente da molta sicurezza. La senti molto massiccia, sì, tipo. Massiccia. Manovre pensavo peggio, nonostante la lunghezza. Pensavi era più difficile da... Sì, soprattutto la retro, pensavo che avrei avuto un po' di difficoltà, invece è andato tutto tranquillo. E unica cosa forse il test drive, insomma, in mezzo a Roma, tra pedoni o gente che ti taglia in mezzo alla strada, diciamo, non è proprio il massimo. Parlando anche di Cybertruck, che te ne è parso? Beh, non è enorme, sì, è enorme, gigante, proprio gigante. Cioè dal vivo è ancora più grosso. Sicuramente non per tutti, credo persone di una cittadina con un garage Io non saprei dove metterlo. Prima stavamo facendo lo stesso discorso mentre stavamo lì proprio all'evento, cioè io ho tutto, che ho due garage e un posto auto, non lo potrei mettere in nessuno di tutti e tre le opzioni, diciamo, perché posto auto penso che due ne servirebbero e i garage tutte e due non entra proprio di larghezza, cioè, ma forse anche di lunghezza, beh, penso, ma consigliabile per case in campagna con un vasto giardino o delle ville tipo Gomorra, tipo Gomorra sì, ci piace. Però tralasciando questo, bellissimo. Hai visto il tergicristallo, che grosso, gigante. Cioè, il vetro davanti pure, no, vabbè, ma è proprio una cosa mastodontica, credo sia enorme. L'aggettivo esatto. Prezzo alla fine
fattibile, insomma. Anche quello non per tutti. Però vabbè, chi lo sa. Diciamo nota negativa che non l'hanno neanche aperto, cioè. Sì. Aveva fatto sì, vabbè, lo spettacolo di luci lì, vabbè, ok, ma almeno volevamo vedere dentro. Dentro, ma lo sapevamo che non si poteva accendere tutto quanto, però almeno magari che fa vedere un attimo dentro così. Invece stavo parlando con un ragazzo che ci ha fatto fare il test drive, addirittura neanche a loro, cioè gli l'hanno fatto vedere tipo, ha detto 10 minuti, un quarto d'ora, poi l'hanno richiuso subito. Io pensavo che loro invece gli avevano fatto vedere un po' più, cioè non dico provare, però almeno magari farglielo vedere un po' di più. Invece ha detto che l'hanno fatto dei 10-15 minuti, l'hanno richiuso subito, cioè, sicuramente per perché, cioè. Una grande mossa di marketing, però secondo me sì, hype a manetta proprio, una spizzatina, mettiamola così, la potevano fare. Che altro, spigolosissimo, cioè spigoli sì, pronunciati in una maniera incredibile pure quello, e pensa se ti investe, cioè è un pensiero un po' del cavolo, però un pensiero da fare, cioè, penso, potrebbe succedere, ma pure a 20 all'ora, cioè io penso di prendere quel coso là a 20 all'ora che se attraversa la strada non so dove arrivi, cioè. Sì, non sai tipo neanche se lo racconterai. Ma penso che no, tipo a 60-70 ti smaterializza, penso, cioè. T'arriva quel quello spigolo, è come se t'arriva il treno addosso, sì, la stessa cosa, cioè. Sì, 0-100 in 2,7 secondi, quindi 2 secondi un missile, un rocket. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo bestione che abbiamo visto quest'oggi pomeriggio. E fatemelo sapere nei commenti. Bella Dania, alla prossima. Un bacione ragazzi, alla prossima. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, sempre le solite cose. Iscrivetevi al canale, mettete un like. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao!